Carabinieri di Campobasso sequestrano un'area di 2000 metri quadri dove era stato costruito un impianto di autodemolizione senza autorizzazione. La politica si schiera in difesa del centro di senologia dell'ospedale di Isernia, problematica che apre la possibilità alla nascita di un nuovo reparto a Campobasso. Una contrattazione sindacale complessa all'interno della Fondazione Giovanni Paolo II per l'approvazione del nuovo contratto di lavoro. Si trova al Museo di Santa Chiara di Venafro, la olla risalente al periodo tra l'VIII e il IX secolo d.C. è ritrovata a settembre dello scorso anno a San Vincenzo al Volturno. Buonasera, un caro saluto e ben ritrovati con l'informazione di TLT. Area di crisi, arrivano i finanziamenti anche al Molise, previsti 7.077.500 euro dal governo centrale. I fondi serviranno a sostenere la nascita di nuove imprese nella zona compresa tra i comuni di Venafro, Campochiaro, Boiano dell'indotto, come previsto dall'accordo di programma. Tuttavia pare che le somme siano state dimezzate, poiché in precedenza si parlava di circa 15 milioni di euro. Le risorse saranno ripartite tra 9 regioni italiane, ammontano in tutto a 117 milioni. Cambiamo argomento, apriamo la pagina della cronaca adesso. È stata sequestrata dai carabinieri del NOE di Campobasso un'area di 2000 metri quadri su cui era stato costruito un impianto di autodemolizione senza la necessaria autorizzazione ambientale. Sentiamo. I carabinieri del NOE di Campobasso, coadiuvati dai militari della stazione dell'Arma di Monte Cilfone, nell'ambito di verifiche e controlli ambientali sul riciclo dei rifiuti smaltiti e recuperati nella provincia di Campobasso, servizi volti anche a prevenire il grave e attuale fenomeno degli incendi in impianti di trattenimento di rifiuti, hanno sequestrato un'area di 2000 metri quadri su cui era stato realizzato abusivamente un impianto di autodemolizione, impianto costruito in assenza di autorizzazioni ambientali. Sul terreno, su cui peraltro era gestita una discarica abusiva di rifiuti speciali, sono stati trovati veicoli fuori uso non bonificati, parti meccaniche derivanti dallo smaltimento degli autoveicoli, pneumatici usurati, serbatoi e motori per autotrazione, batterie al piombo, filtri dell'olio, olio motore, nonché rifiuti di demolizione e altro. Materiale altamente dannoso per l'ambiente. I tre gestori dell'impianto sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria per i reati di gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per la realizzazione di una discarica abusiva di tre manufatti in assenza di autorizzazioni urbanistiche. La polizia postale ha arrestato un 26enne nigeriano domiciliato a Campobasso in un centro accoglienza per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno atteso l'arrivo del treno proveniente da Napoli, hanno individuato e sottoposto a controllo l'uomo, rinvenendo all'interno del suo bagaglio un involucro contenente hashish pari a 260 grammi, 700 bustine integre di plastica trasparente per il confezionamento di dosi e due telefoni cellulari. L'intero contenuto del bagaglio è stato sottoposto a sequestro e l'uomo recluso alla casa circondariale del capoluogo. Furto al bancomat ai danni di una sessantenne denunciata dalla polizia postale, una donna a Campobasso, a seguito di un'attività di indagine per un ammontare di circa 400 euro avvenuto nel maggio del 2018 nei pressi di un ufficio postale del capoluogo molisano. La conferenza dei capogruppo alla Regione Molise ha deciso di discutere a breve la proposta di legge su disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi, problematica che dovrebbe essere affrontata entro e non oltre il 30 di questo mese, altrimenti potrebbero scattare decurtazioni da parte del governo dei finanziamenti previste per le regioni. Vediamo.
Si è riunita nella mattinata di ieri la conferenza dei presidenti e dei gruppi consiliari per discutere degli argomenti di maggiore importanza e urgenza da porre all'attenzione dell'Assemblea consiliare di Palazzo d'Aimo. Il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, dopo aver relazionato sull'attività da lui svolta in sede di conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali per il recepimento dell'intesa raggiunta in conferenza Stato-Regione per la rideterminazione dei vitalizi e dopo aver evidenziato come la proposta di legge presentata a firma sua e del presidente della Regione Donato Toma, avente ad oggetto disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi, ha chiesto di accelerare e facilitare l'iter approvativo della stessa proposta di legge. Inoltre ha chiesto che venissero ritirate le altre due proposte di legge precedentemente presentate sul medesimo argomento dai gruppi del Movimento 5 Stelle e del PD, cosa che entrambi si sono riservati di vagliare. Il capogruppo del Partito Democratico inoltre ha sollecitato la richiesta già avanzata formalmente per una seduta monotematica del Consiglio regionale sul contratto di sviluppo. Al riguardo, il presidente della Regione, Toma, ha chiesto qualche giorno di tempo per assumere ulteriori informazioni, anche sulla base della riunione di oggi a Roma sull'argomento con il presidente del Consiglio dei Ministri, Conte, e per meglio relazionare all'Assemblea consiliare regionale e consentire di svolgere su un tema così importante un dibattito più preciso e consapevole. Il movimento franoso del costone a Rio Vivo di Termoli è diventato un caso per contenziosi amministrativi. I residenti delle abitazioni sgomberate e poi rientrati nei loro appartamenti hanno fatto istanza al Tribunale Amministrativo Regionale per accertare eventuali azioni illegittime da parte dell'amministrazione comunale a Palazzo Sant'Antonio, chiesta anche la nomina di un commissario ad acta e la sistemazione del costone. La politica intende difendere a Isernia il centro di senologia, ma gli spiragli alla problematica portano alla nascita di un nuovo reparto all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Vediamo. Proseguono ad Isernia le iniziative a difesa del centro di senologia dell'ospedale veneziale, una mobilitazione massiccia per dire no ai tagli alla sanità pubblica che vede scendere in campo pure l'amministrazione provinciale di Via Berta, ente che ha ribadito la contrarietà all'ipotesi di ridimensionamento del centro di senologia. L'obiettivo di amministratori e comitati civici è quello di mantenere alta l'attenzione su un argomento molto sentito dalle donne di qualsiasi età ed estrazione sociale. La decisione sulle sorti del centro è attesa a breve. Gennaro Sosto, direttore generale dell'azienda sanitaria del Molise, ha precisato che fino a questo momento la senologia non è stato un reparto vero e proprio. Adesso ci sono novità positive, poiché si sta procedendo a costituire il reparto, il quale vedrà la sua realizzazione al nosocomio Cardarelli di Contrada Tappino a Campobasso. Per definirsi reparto sono necessari un minimo di 150 interventi chirurgici nell'arco di 12 mesi, numeri impossibili per realtà limitate come Isernia e Campobasso. L'ospedale veneziale è in vantaggio, ma in virtù delle direttive mirate alla centralizzazione dei presidi, si è optato per il Cardarelli del capoluogo. Gli interventi di senologia saranno effettuati al Campobasso, mentre ad Isernia verranno assicurati altri servizi specialistici. Blocco dei turnover in sanità, problematica questa che verrà superata grazie al decreto Calabria non appena diventerà legge. Queste le ultime notizie che arrivano dalla Camera dei Deputati. Il decreto prevede infatti un emendamento per lo sblocco del turnover per le regioni in piano di rientro come appunto il Molise. È sempre più complessa la contrattazione sindacale all'interno della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso. Tavoli separati con le organizzazioni sindacali e richiesta di applicazioni contrattuali che pregiudicano i dipendenti. Contratto di lavoro annullato. Sentiamo.
Ne abbiamo già parlato della contrattazione con i sindacati all'interno della Fondazione Giovanni Paolo II, soprattutto quando alcuni partecipanti ai tavoli hanno dichiarato la loro più completa insoddisfazione. Ci torniamo adesso in seguito ad una lettera che la legale rappresentante Cobas Pubblico Impiego Maria Luisa Di Bianco ha indirizzato al prefetto di Campobasso, alla stessa fondazione, al presidente Toma, al commissario alla sanità e ad altri soggetti istituzionali. La sindacalista scrive innanzitutto riferendosi alla scelta in ogni istanza delle riunioni in tavoli separati con i dirigenti Cobas, ascoltati appunto separatamente da quelli delle altre sigle sindacali, modalità che mostrano una totale mancanza di volontà ad una contrattazione pacifica e nell'interesse dei dipendenti della struttura. Anche il tema centrale degli incontri diventa fondamentale motivo del contendere. Un contratto, quello proposto dalla Fondazione, che la rappresentanza sindacale e aziendale del Cobas ritiene concepito con modifiche che peggiorano le condizioni previste nel contratto collettivo di lavoro applicato, procurando pregiudizio per i lavoratori dal punto di vista sia economico che lavorativo. La sindacalista produce anche degli esempi di questo segno di peggioramento. La mancata previsione dei premi maturati per gli anni 2016, 2017 e 2018 per pareggio di bilancio, il prolungamento dell'orario di lavoro, le ore di lavoro nella settimana di sostituzione che non saranno calcolate e quindi non pagate, la non considerazione del tempo di vestizione e tanto altro ancora che vengono a rappresentare tutta una serie di meccanismi negativi, assolutamente di ritardo e in forte contraddizione con quanto è stato applicato fino ad oggi. A ciò, sottolinea la Di Bianco, si deve aggiungere la considerazione che il contratto proposto, quello di assoluta sintonia con il contratto dei gemelli, è stato disdettato nel mese di aprile 2019 con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da parte delle organizzazioni sindacali ed è oggi in fase di rinnovo. Un motivo ulteriore, questo di critica, perché si andrebbe ad approvare un contratto di lavoro che è stato disdettato, dunque considerato oggi non adeguato, assolutamente superato. Al Neuromed la nuova strumentazione per il laboratorio analisi, la cui progettazione è iniziata 2 anni fa all'interno dello stesso istituto. Si tratta di un passo tecnologico, hanno detto gli studiosi soddisfatti del lavoro svolto, che prima di tutto metterà i pazienti al centro di tutto il processo. Ultimi giorni invece di campagna elettorale a Trivento, le proposte e il progetto della lista che fa capo al medico Pasquale Corallo, sentiamolo. Dottore, ultimi giorni di campagna elettorale per il rinnovo del voto amministrativo a Trivento. Secondo il suo parere, che campagna elettorale è stata questa? È stata una campagna elettorale combattuta, noi l'abbiamo portata avanti all'insegna della lealtà con le altre liste, abbiamo cercato di parlare con i cittadini, veramente è un qualche cosa che già lo stiamo facendo da oltre un anno, parlare, ascoltare, sentire, perché è l'unico modo secondo noi per poter poi arrivare a realizzare qualcosa di importante per la nostra Trivento. Noi abbiamo fatto un programma ambizioso. Questo programma ambizioso contiamo di realizzarlo anche perché tra l'altro i concittadini hanno visto che ogni volta che abbiamo tenuto una riunione è venuto sempre qualche assessore, presidente del Consiglio regionale, quant'altro. Questo sta a significare la vicinanza delle istituzioni regionali, quelle che contano, alla nostra lista. E per la proprietà transitiva naturalmente anche alla nostra Trivento. Quindi qualora dopo il 26 noi siamo certi che arriveremo ad una vittoria che poi sarà la vittoria di Trivento, la vittoria della nostra città che solo in questa maniera potrà ripartire. Quali sono le peculiarità del suo programma elettorale rispetto alle altre liste?
Noi andiamo avanti per la nostra strada, abbiamo individuato tante criticità, la criticità della viabilità è importantissima, voglio anche far notare che gli ultimi eventi climatici hanno comportato una situazione molto precaria e tante contrade sono state messe in ginocchio, voglio pensare a Casale San Felice, voglio pensare a Marasa, voglio pensare a Sant'Aniello, voglio pensare alla località di Boragne per esempio, la stessa Codacchio, la stessa Penna. Vivara, Pontoni, la situazione è molto critica, ripeto. Un altro problema importante che noi abbiamo evidenziato tenendo proprio una serata tematica, vorrei dire, nella zona di della zona industriale appunto, è la tematica e la problematica dei nostri giovani che sono costretti ad andare fuori perché non c'è lavoro, ahimè, e noi abbiamo una zona industriale che tutto è fuorché una zona industriale, avrebbe bisogno sicuramente di una rivisitazione a livello di infrastrutture, ma la cosa importante è che ha bisogno che si riempiano quei capannoni che sono lì e che insistono da tanto tempo in quella zona, che sono vuoti, li vorremmo riempire di maestranze, di persone, di operai, di amministratori, di quant'altro che potrebbe comportare un arrivo di tanti stipendi, perché no? Stipendi che potrebbero rivitalizzare l'economia del nostro paese. Un poliambulatorio bello come struttura, con personale qualificato che ci lavora a livello amministrativo, eppure ahimè non ci sono tante figure specialistiche che invece ha bisogno il nostro, i nostri cittadini. Figure specialistiche, ginecologo, cardiologo, lo stesso chirurgo, lo stesso ortopedico, lo stesso geriatra, che potrebbero comportare un servizio e per soddisfare i bisogni di salute non soltanto per i nostri triventini, ma anche per i paesi vicini, sia quelli molisani, posso pensare Roccavivara, posso pensare Salcito, Pietracupa, Sant'Angelo, San Biase, ma anche i paesi dell'Abruzzo come Torre Bruna, Castel Guidone, la stessa Scavi d'Abruzzo, comporterebbe sicuramente tutto questo un indotto maggiore per la nostra Trivenza. La riduzione della produzione di miele in Molise quest'anno potrebbe superare addirittura il 50%. A lanciare l'allarme è la Coldiretti, che sottolinea come le basse temperature delle ultime settimane abbiano causato un ritardo della fioritura, una diminuzione della quantità di polline disponibile utilizzato dalle api per la produzione del nettare. Una situazione questa che apre le porte alle importazioni dall'estero, specie Ungheria e Cina, che sono in costante aumento. La Riviera Adriatica, i castelli, i siti artistici di Altilia e San Vincenzo al Volturno, ma ancora il Museo Paleolitico di Isernia, sono solo alcuni degli esempi delle ricchezze del territorio che però stentano a decollare a livello turistico. L'amministrazione regionale getta le basi per voltare pagina. Vediamo. Un piano di rilancio per dare nuovo impulso al turismo, un settore sul quale spesso la politica ha speso parole di elogio, ma nei fatti il Molise resta relegato ai margini del comparto nazionale. Il governo regionale di centrodestra getta le basi per voltare pagina attraverso la condivisione, partecipazione e democrazia allargata. Al giro di boa la definizione del piano strategico. Si è conclusa una fase di ascolto dalla quale sono venuti fuori suggerimenti tecnici da parte di istituzioni, associazioni e università. L'attuale governo di Via Genova vuole avere un'attenzione particolare verso il turismo, settore ritenuto propulsivo per lo sviluppo del Molise. Turismo e cultura, beni ambientali e paesaggistici, artigianato, arte, enogastronomia, eventi sportivi ma anche infrastrutture. Quindi occorre una visione d'insieme e bisogna lavorare su più fronti. L'assessorato al turismo e sviluppo Italia hanno coinvolto il territorio in un lavoro di confronto per giungere ad una sintesi che darà al comparto una visione unitaria e individuerà modalità operative negli strumenti di attuazione. A questo sono serviti gli stati generali del turismo e della cultura. Istituzioni, associazioni e esperti hanno lavorato per innovare l'offerta, proporre efficaci azioni di marketing, suggerire strumenti operativi per aumentare l'attrattività del Molise. Mare, montagna, castelli e monumenti d'arte delle due province attendono da anni il giusto riconoscimento.
Guglionesi è tra i 510 comuni italiani vincitori del progetto del bando Wi-Fi, ottenendo così un finanziamento dall'Unione Europea di 15.000 euro per l'installazione di punto accesso internet gratuito negli spazi pubblici, tra i quali la biblioteca, le piazze, i luoghi culturali del paese. Entro i prossimi 18 mesi il comune attiverà la rete libera. Al Museo Santa Chiara di Venafro è esposta una olla, un vaso risalente al periodo dell'VIII o IX secolo d.C., ritrovato a settembre dello scorso anno nel territorio di San Vincenzo al Volturno. Ascoltiamo il responsabile scientifico del Polo Museale del Molise, Federico Bonfanti. Sentiamo. È un reperto sicuramente molto importante perché intanto con questa fattura sono estremamente rari gli esemplari simili ritrovati fino ad oggi e soprattutto perché presenta sulla sua superficie una particolare decorazione con delle raffigurazioni stilizzate di tre personaggi, probabilmente monaci dato che presentano sulla sommità del capo la tonsura caratteristica, e poi sull'ultimo lato presentano un'iscrizione realizzata in grafia proto-beneventana, così come è stata interpretata dagli studiosi dell'Università Sor Orsola Benincasa, che se ne sono occupati dopo il ritrovamento. Grazie proprio all'iscrizione, che presenta una grafia caratteristica, siamo riusciti a datare questa olla, questo vaso, tra l'VIII e il IX secolo d.C. Gli studi sono ancora all'inizio, essendo stata recuperata durante l'ultima campagna di scavi a San Vincenzo del Volturno a settembre 2018, però l'ipotesi che parrebbe plausibile è che si tratti di un'urna, un contenitore che poteva forse essere impiegata per delle votazioni all'interno della comunità monastica. Questo perché al suo interno sono stati rinvenuti dei frammenti ceramici che non sono pertinenti al vaso, ma che presentano delle iscrizioni, forse attribuibili a nomi, quindi delle, diciamo così, antesignane delle attuali tessere elettorali che venivano impiegate dai monaci per decidere in merito a cariche da attribuire all'interno della comunità monastica. Il vaso è stato recuperato già in ottime condizioni, era comunque necessario un suo restauro e in questo è stato fondamentale il supporto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che ha messo a disposizione personale e il proprio laboratorio di restauro per completare l'opera di sistemazione del vaso affinché poi potesse essere esposto in tempi velocissimi al pubblico. Un altro tesoro che va ad aggiungersi ha già i tanti che sono contenuti all'interno del Museo Archeologico di Venafro, di Santa Chiara, e ovviamente a breve troverà apposita collocazione in una vetrina ad hoc dedicata nella sezione su San Vincenzo del Volturno. Cambiamenti climatici e tutela della salute del territorio è l'evento denominato Moliclima, che si svolgerà domani mattina a partire dalle ore 11 all'Istituto Pertini di Via Scardocchia a Campobasso. All'incontro parteciperanno, oltre agli studenti dell'istituto, diversi esperti che metteranno in evidenza le connessioni che legano il clima e l'inquinamento atmosferico ai temi dello sviluppo sostenibile, dell'energia, dell'economia e della tutela della salute per le persone. E prosegue invece da parte della Questura di Campobasso la promozione del progetto Il Mio Diario, l'agenda scolastica per l'anno 2019-2020, che verrà distribuita a tutti gli studenti delle classi terze, future e quarte degli istituti primari di 20 province italiane, tra cui quella di Campobasso, per avvicinare sempre di più i bambini alla cultura della legalità. Oggi è stata consegnata anche alle classi della terza della scuola statale primaria Circolo Principe di Piemonte di Termoli. E vediamo adesso gli aggiornamenti meteo. Elettroforniture Scaramozza, in via 24 maggio a Campobasso, da oltre 40 anni il tuo partner di materiale elettrico.
Soleggiato il cielo nella prima parte di oggi sul Molise, corpi nuvolosi in arrivo dalla sera. Le temperature sono comprese tra i 12 gradi di Campobasso e la massima di 22 a Termoli. Ventilazione debole variabile, poco mosso il medio Adriatico. Domattina sulla regione il cielo si presenterà nuvoloso, valori climatici in leggera flessione, venti settentrionali. L'allenatore Massimo Di Cui è stato confermato per la prossima stagione di calcio a 5 alla guida della Chaminade Campobasso, formazione di Serie B. Intanto la società rossoblù è al lavoro per allestire un organico competitivo in grado di poter ben figurare in campionato Coppa Italia e Coppa di Divisione. Dal 10 giugno intanto torna l'appuntamento motorio estivo del campus nell'area dello Sturzo, nel quartiere CEP del capoluogo, che permetterà al club di offrire un intrattenimento multidisciplinare per ragazzi dai 3 fino ai 13 anni. E l'avventura cestistica della Magnolia Campobasso si è infranta in questa stagione contro il Bologna. Le emiliane sono riuscite ad imporsi in entrambe le gare, fermando il quintetto molisano in semifinale di A2. L'amarezza e le lacrime di Emilia Bove ai nostri microfoni. Sentiamo. Emilia, un sorriso amaro. Dopo tanti pianti la squadra ha dato tutto ma non è riuscita a superare un ostacolo forse troppo forte? Ma diciamo che noi partivamo già da un meno 9 e comunque sia loro sono una squadra che ha messo molta energia e molte mani addosso. Questo un po' ne abbiamo pagato anche, come abbiamo visto anche un po' dall'arbitraggio, che non c'è stato molto amico. E sì, ce l'andiamo con la mano in bocca perché veramente io speravo in questa finale e ringrazio tutti i tifosi, veramente mi avete regalato delle bellissime emozioni e scusa, questo non mi metto a piangere, ma veramente è stata una bellissima annata e sto così perché sinceramente per quello che abbiamo fatto non meritavamo questa cosa, però è andata così, vabbè, che fa? Che dobbiamo fare? Emilia Bove cosa farà il prossimo anno? Il prossimo anno? Spero di poter continuare con questa società perché veramente mi ha dato tanto, mi ha regalato tante emozioni e perché no fare, se c'è la possibilità di fare un altro anno qui, ben volentieri e col sorriso. Nella finale di playoff di A2 di pallacanestro femminile il Palermo ha avuto ragione del Bologna e dopo 29 anni torna nella massima serie cestistica nazionale. Le siciliane si erano imposte di 21 punti all'andata, al ritorno invece è finita in parità 65-65. Con questo risultato in A1 è salita l'Andros Palermo. E la società Maronea di Montefalcone si aggiudica il titolo di vincitrice per la prima categoria di calcio nella stagione. Appena conclusa la formazione di mister Dionisio nel triangolare al Civitelle di Agnone, ha superato 2-0 il Carovilli e 5-4 il Volturnia ai calci di rigore. Le tre formazioni saliranno il prossimo anno nel torneo di promozione. E per stasera è tutto, l'informazione di TLT termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata in nostra compagnia. Arrivederci.